Ciao a tutti ragazzi, oggi è arrivato il mio turno, mi recherò a breve, fra circa mezz'ora, ad effettuare la mia bella dose di vaccino Moderna, perché in sede di prenotazione mi hanno assegnato quello. Volevo condividere con voi questa esperienza per vedere se qualcuno di voi si è trovato nella mia stessa situazione, ovvero, mi spiego meglio, io non ho avuto mai il Covid, o meglio, l'ho avuto, ma sono stato asintomatico. L'ho scoperto poiché quando cominciarono a essere disponibili i vaccini, prima di prenotarmi per il vaccino appunto, ho fatto un test sierologico quantitativo degli anticorpi neutralizzanti che mi permettesse di capire se per caso durante l'inverno in qualche modo ero venuto a contatto con il virus e senza saperlo magari avevo sviluppato gli anticorpi. Bene. Sono andato a fare il test degli anticorpi neutralizzanti e ovviamente il test è uscito appunto positivo. E mio ragazzi, cioè nel senso, faccio vedere il nome, Carlo sarei io. Quindi ho scoperto di aver avuto appunto il Covid, di essere stato asintomatico. Tuttavia la ASL, comunque l'autorità sanitaria, non mi ha tracciato in alcun modo. Poi è uscito il Green Pass e hanno cominciato a inviare il Green Pass ai guariti. Io ho chiesto a una marea di gente, dottori, ASL, il Papa, i presidenti del Consiglio della Repubblica, ho chiesto a tutti. La risposta è stata: non sei stato tracciato, quindi la prassi è la stessa di coloro che non hanno avuto il Covid. Andiamo bene, proprio bene. Tuttavia, ripeto, io sono in possesso degli anticorpi e io che ho chiesto, farò come quelli che hanno avuto la malattia, quindi farò una dose? Assolutamente no, non ti possiamo lasciare il Green Pass perché devi fare due dosi, perché il sistema non ci dà l'opportunità di chiudere il ciclo vaccinale, perché non sei stato, la tua persona non è stata mai tracciata come persona entrata in contatto con Covid, né tantomeno che ha sviluppato gli anticorpi. Io fra mezz'ora vado, ho stampato il mio bel referto che mi porterò al seguito e proverò ad avere una dose sola. Premetto che io non sono Novax e non sono contro i vaccini, sono semplicemente contro l'organizzazione orribile e terribile che ci sta dietro tutto questo mondo. Innanzitutto sono riusciti a dividere l'opinione pubblica in due grandi schieramenti, i Novax, che non capiscono un cazzo, i Vax, che sanno tutti loro, però i Vax che sono schiavi del sistema, i Novax sono liberi, sono riusciti a dividere perfettamente la popolazione in due schieramenti. Facciamo la guerra dei poveri, permettetemi. E quindi, questo, vabbè, lasciamo perdere perché poi non vorrei fare demagogia, ma ad ogni modo proverò a farmi fare semplicemente una dose perché il buon senso prevede questo, perché altrimenti mi dicano direttamente che cioè è a causa dell'organizzazione che è nata male in principio, ovvero che, ragazzi, la gente mi ha chiesto: ma perché tu ti sei fatto il sierologico prima di andare a fare il vaccino? Ma io penso che sia una mossa intelligente, non credo sia una mossa complottista, cioè mi misuro la febbre prima di prendere la tachipirina. E ripeto, non sono contro i vaccini, perché se avessero detto: per coloro che hanno un referto che attesta che sono in possesso di anticorpi con un numero superiore a 150, rilasciamo Green Pass per due mesi. Poi sarà cura loro fare un altro test sierologico per verificare che il livello di anticorpi non si abbassa sotto il 150. La vedevo più logica come cosa. Almeno, non sono scienziato, né medico, né nulla, però ditemi se sbaglio. Quindi faccio un riassunto. Sono in possesso di IgG, che sono gli anticorpi a lungo termine contro il Covid, ed ho un numero pari a 200. Mi spetterebbe, se fossi stato tracciato, una dose di vaccino, ma siccome non sono stato tracciato, quindi non è un problema legato a basi scientifiche, ma puramente all'organizzazione e alla politica della campagna vaccinale, dovrò fare un percorso che prevede due vaccini, due dosi di vaccino. Ecco, io ora andrò col mio referto, proverò
cercherò di riuscire a ottenere solamente una dose, così da chiudere il ciclo vaccinale subito ed avere il mio Green Pass, e così posso andare a mangiare a mensa al lavoro, così posso andare al cinema, così posso fare quello che voglio. E vedremo come va a finire. Ora vi porto con me e vediamo cosa succede. Sono proprio curioso. Bene ragazzi, oggi è il mio turno, come avevo anticipato, vado a fare il vaccino Moderna. Mi è stato detto da tutti che ASL, dottori, eccetera, che siccome non sono stato tracciato, la prassi per me è uguale a coloro che non hanno avuto il Covid e non sono vaccinati, quindi due dosi come se nulla fosse. Ora, mi sto portando al seguito il referto che vi ho fatto vedere prima, che è quello degli anticorpi. Vedremo se con quello magari c'è qualcuno con buon senso che mi fa una dose sola, come sarebbe logico fare, perché altrimenti il bug non è nel vaccino ma è nell'organizzazione, quindi cioè, ridicoli proprio. Vedremo, speriamo anche che mi prenda meglio il 5G. Bene ragazzi, aggiornamento, ho provato a dire la stessa cosa anche al medico che mi ha fatto il colloquio prima del vaccino. E la risposta è stata: ma lei se li faccia tutti e due, perché serve un tampone positivo, diciamo un tampone passato positivo che del Covid, ecco. Quindi io gli ho detto: bene, quindi la differenza tra me e uno che ha avuto il Covid ed è stato, diciamo, è stato segnalato, e me che ho avuto il Covid ma non l'ha saputo nessuno perché ero asintomatico, qual è? Semplicemente appunto che lui è stato tracciato dall'ASL. Quindi lui fa una dose e io ne faccio due. L'ho fatta senza fare troppa polemica, perché ripeto, non sono Novax, anzi sono per la scienza, sono per la penicillina, sono per tutto tranne che per Burioni. In circola. No, siccome si vede un sacco di gente con le mascherine in giro. No, sarà per l'inquinamento. Ma che mi stai, coglione? Diciamo che questo è quanto. Farò la seconda dose a ottobre e niente. Ah, dimenticavo, ovviamente non mi hanno fatto riprendere nulla, solo una cosa sono riuscito a fare, una domanda molto importante all'infermiera che mi ha fatto il vaccino, questa qui. Prende anche il 5G dopo. Perfetto, mi interessava questo.